Salve a tutti, sono Gianmarco Moschini e benvenuti nel tutorial per come farvi un colpitore fatto in casa. Andiamo a vedere. Allora, quello che ci serve è un bastone, che può essere un qualsiasi bastone, possibilmente quadrato, anche se non ce l'avete uno tondo o un bel pezzo di legno che potete trovare anche in giardino, in giro, ok? Poi una forbice, se siete piccoli meglio con le punte arrotondate, o taglierino, o forbice o taglierino uguale. Poi scotch, quello che trovate a casa, trasparente possibilmente, che è più resistente, oppure se avete quello grigio fatto in tapping va bene anche quello. Un altro tipo di scotch, io ho trovato a casa mia quello elettricista, può andare bene anche qualsiasi altro scotch. Un pennarello, della carta, io ho trovato un rotolo di carta, ma potete usare anche carta da giornale, e del cartone, possibilmente del cartone grosso con un bello spessore. Io in questo caso ho usato una cassa di quelle della frutta. Il primo passaggio è disegnare un colpitore. Ecco, vedete, io ho disegnato il manico, vedete, in modo che non vi scappa via come nel colpitore. Poi ho tracciato delle linee dritte perché magari sono più semplici con un righello da fare, ok? Poi al limite si può un po' arrotondare dopo con le forbici, va bene? E questa è la nostra base per il colpitore. Andiamo a ritagliarla. Abbiamo ritagliato la nostra forma. Adesso prendiamo lo scotch e iniziamo ad avvolgerlo. Questo permetterà al cartone di essere molto più resistente. Ecco, qui abbiamo il nostro cartone. Bello resistente, fisso, ok? Bene, questa sarà la struttura del nostro colpitore. Adesso prendiamo il nostro bastone, ok? Che deve avere la stessa lunghezza del nostro colpitore. E lo attacchiamo in alto, ok? Deve essere lungo come tutto il colpitore, e lo attacchiamo sempre con lo scotch. E qui abbiamo la base per il nostro colpitore, ok? Adesso potete prendere la carta o del giornale, vecchio. Iniziamo a fare una striscia che copra la nostra parte di legno. Qui abbiamo coperto il legno, abbiamo foderato. Adesso stessa cosa, dobbiamo svolgerlo dall'altra parte, okay? Stesso procedimento, vedete, rotoliamo bene così per lungo. Andiamo a fare la stessa cosa. Ecco.
Ok, questa, vedete, è la nostra impugnatura. Vedete che bella grossa. Vedete? Adesso iniziamo a avvolgere tutto con le pitture. Adesso prendo lo scotch e lo chiudo per bene. Ecco qua. Questa è la nostra foglia del colpitore. Allora andiamo a rotolare questa parte qui. Ok, e la attacchiamo qui sotto. Sempre con il nostro scotch. Ci siamo. Bene, adesso abbiamo il nostro colpitore. Adesso andiamo a ritagliare un rettangolo della nostra scatola, okay, che sia della stessa misura della parte frontale del colpitore, okay? Quindi deve fare questo, deve avvolgerlo, okay. E da qui lo attacchiamo sempre con lo scotch. Adesso con la forbice andiamo a togliere via questa puntata. Bene, adesso andiamo all'ultimo passaggio. Lo andiamo a passare tutto di nuovo con la carta, tutto completamente. Ok? Tutto completamente. Andiamo all'ultima passata con lo scotch. In verticale e in orizzontale. Passiamo lo scotch. Adesso l'abbiamo passato in verticale, andiamo a passare in orizzontale, tutto per così. Ora l'ultimo passaggio è questo. Andiamo a tappare questo bordo qua. Ok? Prendiamo sempre della carta. La rotoliamo e facciamo il nostro paracolpi. Prendiamo lo scotch. Ora il nostro colpitore è completo e andiamo a fare i dettagli. Ok, andiamo a dare l'ultima passata, ok, verticale, e poi andiamo a mettere un altro tipo di scotch, lo scotch da elettricista nella parte del manico, in modo che sia più meno scivoloso, ok? Ovviamente se volete abbellirlo io mi vernicerò di dorato, voi potete farlo come volete, potete fare delle scritte, dei disegni. Io faccio un colpitore gangster. Il nostro colpitore è completo. Ok? Adesso andiamo a farci i dettagli. Andiamo a verniciare. Io l'ho infilato sul cartone e da qui in piedi, la scatola di cartone, da qui in piedi inizio a verniciarlo.
aspettiamo che si asciughi e poi facciamo il manico con lo scotch dell'elettricista. Ora prendo lo scotch dell'elettricista, questo qui, e inizio a passare il manico. Ora il compitore è finito. Questo è un colpitore che potete farvi tranquillamente a casa e serve magari per chi in questo momento non ha a disposizione il colpitore, se lo può fare tranquillamente a casa e funziona molto bene. Ora sta a voi, abbiate un po' di fantasia, coloratelo come volete e fatemi vedere cosa siete in grado di fare. Un saluto al vostro Gianmarco Moschini. Colpitore Challenge.